assumendo la sintesi della tua filosofia di vita, che non è semplice, lo so, però. In due parole. Anzitutto grazie a tutti di essere qui, scusate la voce, sono un po' raffreddato. È difficile, dopo quello che hanno detto questi signori, aggiungere qualcosa in più. Guido e Paolo, insomma, hanno veramente detto quasi tutto. A parte il fatto di ringraziare tutti per l'opportunità eccezionale di poter esporre queste opere in uno spazio che secondo me ha dato ancora più valore esteticamente, le opere qui si trovano una collocazione perfetta. Dal punto di vista del contenuto invece, cosa posso dire? Avete tre sale in cui cronologicamente ci avviciniamo al giorno d'oggi. Partiamo dal 2007, poi arriviamo al 2010, 12, fino qui 13, 14. Cambiano un po' le figure, i colori, i simboli spariscono, ma il messaggio rimane lo stesso, il messaggio che viene comunicato con materiali, con forme e colori che possono cambiare, è uno, è unico, è universale ed è un messaggio atemporale. Questo messaggio è un invito a ciascuno di noi a guardarsi dentro. Questo colore truce che voi vedete a volte può dare fastidio, è la parte forse che anche in ognuno di noi dà più fastidio, ma queste opere sono un invito ad andare oltre, ad attraversare la landa oscura, la landa desolata, con uno sforzo. Questo colore rosso, queste fusioni, questa fatica è qualcosa che ciascuno di noi deve fare per raggiungere che cosa? Un oro, un obiettivo, un tesoro, che sia dentro di sé o fuori di sé. Una volta trovato questo tesoro è bene per noi, ma è bene anche per gli altri, cioè condividiamo questo tesoro che con fatica abbiamo trovato. Con queste parole, con questo principio potete guardare tutte le opere e meditare, prendete il tempo di riflettere sulle opere con questo principio. Grazie.